Buongiorno ragazzi, ragazzi, sono tutti quanti carichi, arzilli e vimpanti nel canale. Un bel giorno, una bella domenica. E mancano poche ore a Milan-Juve, partita che, ripeto, decisiva per il discorso quarto posto e per le speranze veramente di rimanere aggrappati alle prime della classifica. Non dico vincere lo scudetto perché ormai è andato, però appunto staccarsi un po' dal treno dell'Europa League e avvicinarsi piano piano rosicchiando punti alle seconda, alla terza e alla quarta. Allora, partiamo con i saluti prima e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community. Veramente lo Stefano Magni è orgoglioso di avervi con lui, con sé, e in questi mesi spero che gli darete grande sostegno. Un altro ringraziamento veramente speciale a tutti quegli iscritti che invece da tanto tempo mi seguono con grande carisma, grande passione. Allora, come vedete, c'è Nila con me, oggi parleremo anche di cessioni, oltre che di acquisti, e d'ora in poi proverò veramente a fare una routine giornaliera, anche mattutina, e con un piccolo format che chiamerò le buone stivelle, come avevo detto già accennato, con questa allusione ai biscotti del mattino, no? Che ti danno un po' di zucchero e ti fanno rinsavire dopo una nottata, dopo una bella dormita, e quindi continuerò magari a darvi informazioni anche la mattina presto, perché ci sono delle ultime ore interessanti, come quelle di adesso, di 57 minuti fa, JuventusNews24.com, che appunto parla della pista Arthur e di quella di Ramsey, che purtroppo si stanno rallentando e si stanno raffreddando, specialmente Ramsey, che era un passo da poter andare a Crystal Palace dopo i corteggiamenti molto forti di Vieira e Crystal Palace, appunto sembra che si sia interrotta la cosa, anche perché io penso che Ramsey stia facendo di tutto per darsi infortunato o malato in modo tale da non andare via, e ricordandoci anche di quella clausola, di quel bonus che il procuratore potrebbe avere nel caso che Ramsey riuscisse ad arrivare a scadenza al 2023. Quindi purtroppo neanche quelle uscite che potevamo fare, e io qui non dico che voglio appellarmi di nuovo all'incapacità di Cherubini, però non riuscire neanche in 6 mesi, 7 mesi da quando c'è a venderne uno degli esuberi, siamo veramente in problemi. Io mi auguro che, visto che oggi c'è il CDA 23 di gennaio, che Giuntoli venga nominato e scelto come DS per giugno, altrimenti veramente saremo in grave difficoltà nell'addirittura fare mercato, perché non escono i giocatori, cioè magari abbiamo delle chance ghiotte ma non possiamo sfruttarle perché c'è questa incapacità, questo immobilismo. E poi per quello che riguarda Arthur invece stesso discorso, cioè era stato costato al Siviglia, è stato costato all'Arsenal, addirittura c'erano di quelli che lo dipingevano già con la maglia dei Gunners come se fosse già fatta la trattativa, ma la Juve purtroppo si è impuntata perché non vuole farlo partire a meno che non ci sia un'offerta grossa per farlo partire appunto a titolo definitivo, oppure un prestito con obbligo di riscatto con grandi cifre appunto dopo 6 mesi. Questa cosa qua non si è ancora profilata e non ci sono dei giocatori da scambiare alla pari di Arthur, e quindi probabilmente la Juve si terrà nel gozzo anche questo giocatore. Mi auguro appunto che Arthur faccia bene, perché sta dimostrando comunque di essere un giocatore di livello e di qualità rispetto a quelli che abbiamo. Dico, non è che sia un campione, però è un giocatore che almeno può cominciare a migliorare di più a livello della velocità, della trasmissione della palla, non tanto per la Serie A ma per la Champions League, dove purtroppo il pallone viaggia a 1000 all'ora e non possiamo avere uno lento che imposta, e Locatelli non è un regista, può fare la mezzala, e quindi avendo un Arthur un po' più pimpante nel gioco potremmo avere Locatelli che si sgancia spesso e va in attacco, come abbiamo visto contro la Roma, come abbiamo visto con la Sampdoria. È un Locatelli che veramente diventa un attaccante aggiunto, così come McKennie, perché gli togli dei compiti di impostazione. Purtroppo anche McKennie non è un giocatore che piedi buoni, è un giocatore che deve sradicare palloni, deve buttarsi col coltello fra i denti e la bandana in area, non è uno da appunto da fare geometria a centrocampo, e quindi avendo uno che è il cervello della banda potremmo appunto avere delle possibilità in più in attacco di esprimere le nostre forze, insomma le nostre doti, e quindi questo è quanto. Purtroppo c'è questo immobilismo spaventoso sul mercato. Ecco, altra perla che molti hanno citato, volevo citarvela anch'io appunto con calciomercato.com e juvelive.it, Bentancur potrebbe essere anche un altro giocatore in uscita entro gennaio, ma la vedo difficile, la Aston Villa pressa molto per averlo, e come molti hanno detto è un giocatore che purtroppo non è mai riuscito a dimostrare il vero suo valore, anche se è un titolare dell'Uruguay e Ronaldo lo reputava un grandissimo giocatore che non riusciva a esprimere il suo potenziale, ma era un potenziale clac, come Kulusevski, stesso nominato appunto da Ronaldo come un possibile campione del futuro, e quindi è un altro giocatore sul mercato, non solo lui ma ce ne sono altri, e quindi niente, staremo ad aspettare la prossima finestra. Io continuo ad essere fiducioso che Elkan non a caso abbia spinto per avere Vlahovic, non è casuale il fatto che la stampa abbia fatto trapelare questa offerta per commisso, qualcosa di vero c'è,
Resta da capire però che tra dire e il fare c'è di mezzo al mare. Cioè anche Elkan può dire io voglio fare questo, mi raccomando che Rubini fa questa offerta a Comiso, ma se quelli sotto di lui non fanno una mazza è inutile dirlo. Cioè in qualsiasi settore è la stessa cosa, cioè se l'impiegato non ascolta il padrone oppure ha paura di fare una mossa perché magari fa un errore, non vuole scontentare il padrone, cosa fa? Non fa niente. Quindi non c'è da pensare che magari sono bufale. Sono trattative che magari i sottoposti di Elkan, cioè che Rubini arriva bene e Agnelli e Neville, non vogliono fare rischiando che non vadano in porto come vorrebbe lui. E quindi nel non rischiare, nella paura di fare qualche errore, non fanno niente. E vi dico, ripeto, non capita solo in questi settori dove girano tanti soldi, perché la Juve comunque è una società quotata in borsa, in SPA, quindi lì i rischi sono molto più alti di un crollo del titolo in borsa. Ma cosa c'è di peggio che far crollare il titolo come è successo durante le inchieste delle plusvalenze fittizie? Penso di così non si può andare giù. E quindi io dico, prova almeno ad affrontare Commisso e fare quell'offerta che il tuo padrone ti ha detto di fare. E come ripeto, ma molte volte no, questo non succede. Quindi, come vi dico, magari Elkan prova in qualche modo a dare degli input dall'alto, no? Tramite se stesso, tramite la stampa, eccetera. Ma se il posapiano che ha di sotto non carpiscono al volo le sue intenzioni, le cose si dilungano, basta che una settimana o due di tempo le cose non vengano fatte, ecco che il mercato è finito. Quindi questa è purtroppo la ragione per cui tante trattative stanno saltando, perché c'è questa mancanza di comunicazione tra il potere forte, il padrone della Exor e Cherubini, arriva bene, Nedved e Agnelli. E questo è quanto, quindi io mi auguro però che questa cosa venga risolta più presto, queste difficoltà di comunicazione. Se questo continua ad avvenire e Elkan subirà dei danni perché la squadra non continua a macinare punti e non riesce ad arrivare quarta, purtroppo anche lui si troverà costretto a fare dei tagli grossi, seri, importanti, che vadano appunto a mettere dentro gente in dirigenza che sia all'altezza, perché i giocatori fondamentalmente, e l'abbiamo dimostrato anche contro la Roma e con la Sampdoria, sono all'altezza, la rosa è competitiva. Il problema è chi la allena e soprattutto chi fa il DS. Il DS è fondamentale, tu dovevi investire molto di più sul direttore sportivo e non su giocatori magari a parametro zero con ganigazzi alti. Se tu avessi fatto questo, alla fine un DS anche costoso, che magari poteva costare 5 milioni all'anno, faccio per dire, sparo una cifra lì, massimo 10, però non credo che costasse più di 5, ti avrebbe portato giocatori magari poco costosi ma futuribili nella rosa della Juventus. Questo secondo me accadrà da giugno in poi. Mi auguro che veramente che Elkan faccia piazza pulita e rinnovi un po' tutto l'ambiente. Lasciate un bel pollicione ragazzi se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci e fatemi sapere chi vi avesse salutato. Un bacio.